Rocco Palumbo, 23 anni, genovese, è il vincitore del torneo numero 44 ai recenti World Series of Poker di Las Vegas. Benvenuti a The Winner, lo speciale di Winga TV dedicato a un grande campione di poker, Rocco Palumbo. Essere un giocatore conservativo ti aiuti a pensare meglio e più approfonditamente alle tue scelte, di conseguenza magari eviti di fare dei passi falsi. Ti avrei fatto più aggressivo che conservativo, invece... Non essere conservativo non vuol dire per forza non essere aggressivo alla fine, semplicemente un'aggressività un po' più controllata, quindi evitare magari di essere maniaci o di esagerare un po' troppo, che insomma. Che un'ottima idea. Quindi sì. Hai questa... Di essere estroso. Hai la tua mano preferita, no? Sì, diciamo che la destra, intendi. Ti vedo sì. Che giochi spesso con le fish, tu, tra l'altro. Sì, spesso un gioco di fish fatto male o magari in modo un po' troppo nervoso potrebbe essere l'indice di qualcosa. La calma aiuta molto alla fine, ti evita dei grossi problemi. È come nei giochi in cui la mafia ascolta la musica lirica quando sta uccidendo il killer, se quando il killer interviene si sentono... Che metafora, è vero. Non ci avrei mai pensato, onestamente. Infatti... Spero di non diventare un killer. Dire connettori colorati non rende molto l'idea. No, assolutamente, no. Però sono due carte connesse dello stesso seme. Sì. Diciamo che l'elemento strutturale, Yvonne, è che con il poker alla texana si può bluffare molto di più, perché ci sono delle carte in comune per entrambi i giocatori e si possono utilizzare proprio queste informazioni per cercare di ingannare l'avversario. Sì, diciamo che sì, sicuramente sì. E se un domani tuo figlio ti dicesse: papà, voglio giocare a poker? Lo aiuterei sicuramente, visto che con comunque... Che consiglio lo aiuteresti? Così, di primo acchito. Di essere conservativo, alla fine. Ok. Come manteniamo la linea. Inizierebbe così: ti compro un mazzo di Magic, fammi vedere quello che vali e poi parliamo di poker. Al momento gioco tanti tavoli alla volta, cercando di giocare il più possibile e quindi... Quanti, posso chiederti? Una ventina, di solito. Una ventina. E il monitor del tuo computer quanto è grande? Un 30 pollici. Un 30 pollici. Quindi, insomma, i tavoli ci stanno molto bene, non li riesco a vedere tutti. E poi, no, aspetta, io voglio subito iniziare con una cosa, ma questo braccialetto sarebbe stato bello, no? Sarebbe stato bellissimo averlo qui in studio. Quale braccialetto? Come quale braccialetto? Stavo scherzando, dai, ammetto che ho il braccialetto. Ole, eccolo qui, fantastico, faccelo vedere. Meraviglioso. Magari un giorno, Antonio, anche io a te. Guarda, dammelo un attimo, che questo per me, che sono giocatore di poker, è un momento storico. E se io mi trovassi al tavolo una ragazza mai vista, non mi aspetto di certo che bleffi o che faccia delle giocate estrose. E allora non giocare mai con Yvonne, perché lei invece bleffa alla grande. Io grande molto giocatrice. Bene, così mi dicono, però vabbè, io non bleffo mai. E non solo al gioco, No, vabbè. Beh, lasciamo stare, andiamo avanti con l'intervista. Vai, in questa mano mi trovo ad aprire asso jack da bottone e ricevo un call da small blind. Al flop scala nut su board rainbow e small blind esce in donk bet e decido di appoggiarmi essendo nut. Sono d'accordo. Io avete capito qualcosa? Certo. Senti, io nell'immediato faccio qualcosa. Che fai? Rubo il braccialetto. Come rubi il braccialetto?